Buongiorno a tutti. Leggiamo questa mattina in Atti degli Apostoli, capitolo 15, versetto 11. Noi crediamo che siamo salvati mediante la grazia del Signore Gesù. E ancora Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Siate riconciliati con Dio. In ogni tempo, gli uomini hanno cercato di placare la collera dei loro dei o di guadagnarsi i loro favori compiendo riti o offrendo sacrifici. La Bibbia invece ci mostra che gli esseri umani non possono riconciliarsi con Dio per mezzo di opere meritorie e che Dio stesso ci ha riconciliati con sé pagandone tutto il prezzo. Dio ha sempre amato la sua creatura. Il suo amore è eterno e immutabile. A causa delle nostre disubbidienze e ribellioni, avrebbe dovuto allontanarci definitivamente dalla sua presenza. Invece, Dio invita tutti gli uomini a trovare la via della pace. Gesù Cristo, perfettamente ubbidiente e sottomesso al Padre, ha voluto prendere su di sé la nostra condanna. Scrive il profeta Isaia: il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. Isaia capitolo 53, versetto 5. Gesù ha fatto la pace mediante il sangue della sua croce, è scritto in Colossesi capitolo 1, versetto 20. Dio ha pagato un prezzo infinito per riconciliarci con lui, la morte del suo figlio. Ben lontano dall'essere un Dio vendicatore come molti pensano, egli è un Dio salvatore, un Dio di perdono e di pace. Questa pace la dà a tutti quelli che credono. Andiamo a lui con uno spirito di umiliazione e di pentimento. Siate riconciliati con Dio, abbiamo detto nel versetto di oggi. Accettate con fede le parole del Signore Gesù. Vi lascio pace, vi do la mia pace, è scritto in Giovanni capitolo 14, versetto 27, e sarete liberati dall'egoismo e dall'orgoglio, dall'odio e dalla violenza, fino al punto di riuscire ad amare i vostri nemici. Che il Signore ci benedica.